Aspettando San Martino nel borgo, due giorni davvero imperdibili. Parliamo di questi grandi appuntamenti. Sì, ci risiamo, mi viene da dire così. Abbiamo creato questo evento l'anno scorso con la prima edizione di San Martino nel borgo a San Marco d'Alunzio e quest'anno ci stiamo impegnando per ripeterlo, per migliorarlo e per ricreare la stessa atmosfera, bella atmosfera che abbiamo avuto già l'anno scorso. Perché quest'anno facciamo 11 e 12 novembre che è praticamente il fine settimana, quindi sabato e domenica. Il giorno di San Martino è l'11 novembre, sabato 11 novembre, e poi abbiamo scelto come l'anno scorso di aggiungere un altro giorno, quindi la domenica, per dare spazio ai turisti e ai visitatori di rimanere, pernottare e visitare il nostro borgo. Giorno 11 ci sarà l'apertura, diciamo, della manifestazione con un convegno, così come abbiamo fatto l'anno scorso, un convegno d'apertura dove avremo la presenza dei partecipanti, parlo delle cantine che abbiamo già invitato, parlo quest'anno anche dell'associazione micologica di Torrenova che ha voluto partecipare all'evento con una mostra, verrà organizzata, allestita una mostra sui funghi e tartufi aluntini che in questi giorni, nei giorni di novembre, verranno ricercati appunto nelle nostre colline, nelle nostre montagne, e poi ci sarà questa mostra. Anche loro parteciperanno al convegno stesso di apertura della manifestazione. Subito dopo avremo l'apertura degli stand e cosa particolare, come abbiamo già fatto l'anno scorso, è l'apertura della Fontana Divina. La Fontana Divina è la fontana che abbiamo, il nostro, diciamo, centro storico, è la fontana Uscriccio, diciamo, noi aluntini lo conosciamo così. L'anno scorso per la prima volta nella storia da quella fontana, invece di uscire l'acqua, veniva fuori il vino. Questa è stata un'attrazione veramente particolare per tanti turisti. Mi ricordo che la domenica l'anno scorso sono arrivati un paio di anziani di un paesino vicino, adesso non ricordo il paese, cercando questa fontana perché avevano visto il servizio appunto di Onda TV e volevano capire dove fosse questa fontana situata, quindi anche questa è diventata un'attrazione per il nostro borgo. E poi ci sarà appunto, come ho detto, l'apertura degli stand, ci sarà tanta musica, parlo di gruppi folk, di musica popolare il sabato e quindi tanta musica, tanto cibo e tanto divertimento. Parteciperanno i nostri ristoratori locali con i prodotti tipici. Abbiamo, come detto prima, invitato diverse cantine, stiamo aspettando ancora la conferma di tante. Comunque posso già anticipare che ci sarà quest'anno l'azienda Planeta che partecipa con l'esposizione dei propri vini. E poi andiamo alla domenica ci sarà sempre l'evento, un altro evento clou che è andato l'anno scorso, è stato veramente di rilievo, che è il concorso del Mastro Vinaia Luntino. Concorso del Mastro Vinaia Luntino l'anno scorso ha visto la partecipazione di una trentina di persone, che per noi è stata veramente una sorpresa, non ci aspettavamo questo riscontro. Gli aluntini hanno partecipato portando dei campioni del vino prodotto, il vino di annata. C'era una giuria che ha valutato, ha assaggiato e ha valutato i vini, e c'è stato un campione, quindi il primo Mastro Vinaio Aluntino dell'anno scorso è stato proclamato da questa giuria. E dopo, la cosa bella è che questi vini che hanno partecipato al concorso sono stati messi a disposizione dei turisti che hanno potuto assaggiare e valutare direttamente, quindi oltre alla giuria anche i turisti che erano presenti quel giorno alla Fontana Divina, diciamo, in piazza, hanno potuto valutare realmente la qualità dei prodotti che avevamo al concorso. Quindi quest'anno il concorso lo faremo, come dicevo, domenica mattina. Subito dopo ci sarà la premiazione e proclamazione del vincitore, quindi del Mastro Vinaia Luntino 2023, e anche questa volta, quindi a pranzo, l'ora di pranzo della domenica a mezzogiorno, quindi faremo una tavolata di pane cunzato come abbiamo fatto l'anno scorso e metteremo a disposizione questi vini per farli assaggiare a chi vuole avvicinarsi all'evento. Il pomeriggio ci sarà sempre l'apertura degli stand.
dei nostri ristoratori locali, come dicevo, e poi sempre a un altro gruppo di musica folk. Sono gruppi diversi che parteciperanno, non è sempre lo stesso gruppo. Contatteremo ovviamente anche il nostro gruppo di musica popolare aluntino, e poi ci sarà da divertirsi con la presenza di un cabarettista siciliano. Abbiamo già avuto la conferma della presenza di Massimo Spada, che sarà la conclusione poi dell'evento. E questa è la seconda edizione di San Martino nel Borgo, e ci sarà tanto divertimento, musica, gruppi folcloristici, cabarettisti, e poi abbiamo tanti eventi con la possibilità anche di visitare i nostri musei, le nostre chiese con le guide, e poi tanto divertimento, degustazione di prodotti tipici, degustazione di vini e col nostro vino anche locale. E quindi vi invitiamo tutti a venire qua a San Marco d'Alunzio 11 e 12 di novembre. Si avrà l'opportunità anche di visitare il luogo contesto delle interviste odierne. Ci troviamo al castello di San Marco d'Alunzio. Tutti potranno visitare anche questo importante simbolo del borgo. Sì, certo, potete visitare anche tutti i nostri siti archeologici, saranno tutti aperti, sia dalla Piazza Castello con i ruderi del Castello Normanno ai nostri musei Normanno Bizantino, il Museo Idea, e le nostre chiese, che sono un patrimonio inestimabile. Saranno sicuramente dei giorni intensi da vivere a San Marco d'Alunzio. È la seconda edizione che proponiamo quest'anno, e ci saranno tante novità, tante nuove cantine che avranno un nuovo approccio con questa edizione, e ci sarà tanto divertimento per tutti, perché effettivamente si parte sia dalle degustazioni di vino, ma potremo fare anche degustare prodotti tipici aluntini e dare spazio a questo connubio che possiamo fare tra la parte culinaria e le nostre bellezze architettoniche di San Marco d'Alunzio. Quindi in questi due giorni potrete esplorare tutto, troverete molte attrazioni pure per i bambini, e soprattutto le nostre bellezze architettoniche le potete visitare attraverso le guide e trascorrere due giorni nella nostra bella cittadina. Quale sarà la cornice dell'evento? Beh, la cornice dell'evento sarà sicuramente Piazza Aluntina. Il tutto si svolgerà nella piazza, e il simbolo proprio della manifestazione è la nostra fontana divina, quindi quello sarà il fulcro dell'attività dei due giorni di San Martino del Borgo, e quindi venite a vedere questa fontana, che non solo giustamente esce l'acqua come tutti i giorni, ma come l'anno scorso potete gustare il vino che esce dalla fontana. Quanto stupore vi sarà quando le persone vedranno sgorgare il prezioso frutto della terra da quella fontana? Sicuramente tanto, perché molta gente veniva pure quest'anno d'estate e chiedeva: ma questa è la famosa fontana dove usciva il vino? Sì, è proprio questa. Ma come fate? Ce lo spiegate? No, questi sono trucchi del mestiere che non svegliamo a nessuno, quindi venite a vedere e vi aspettiamo a San Marco d'Alunzio. Saranno sicuramente giorni importantissimi, ricchi di eventi, tante novità. Stiamo programmando, stiamo cercando di dare il nostro meglio come sempre. Siamo qui davanti alla fontana, che sarà il nostro fiore all'occhiello, diciamo. Oggi sgorga dell'acqua, ma poi ci sarà un altro elemento. Sì, il nostro vino che uscirà da questa fontana. Sarà per tutti. Che invito lanciamo finale? Venite a San Marco, venite a gustare il nostro vino, venite a divertirvi in spensieratezza e anche a gustare i nostri piatti. Siamo arrivati qui nel centro di San Marco d'Alunzio, il centro Uscriccio, come dicevo prima. Questa è la nostra fontana, la fontana che l'anno scorso abbiamo ribattezzato come Fontana Divina, e abbiamo inventato questo miracolo. Praticamente per i giorni di San Martino non ci sarà più l'acqua a scorrere dalla fontana, ma miracolosamente verrà fuori del vino che è a disposizione dei turisti, degli aluntini, di quanti vogliono avvicinarsi qui.
Saranno due giornate da vivere. Sicuramente, due giornate intense, due giornate piene di gusto, di divertimento, di musica, di spettacolo, di cibo, di vino. Abbiamo ancora migliorato questa nostra fontana, questo nostro centro, grazie anche all'aiuto dell'associazione Fabbri d'Arte, che come possiamo vedere ci hanno donato queste due ringhiere fatte in ferro battuto, e quindi è una struttura nuova che si presta al servizio dei cittadini e dei turisti.